Un altro fattore determinante, direi, nel rendere la Polonia così interessante è dovuto alle zone economiche speciali. Le zone economiche speciali sono delle free zone destinate alle attività produttive dove il legislatore fiscale attuale prevede la possibilità di ottenere un credito d'imposta pari al 50% dell'investimento fatto nelle attività produttive. Quindi evidentemente è stato fatto in ottica di attirare investitori stranieri, anche in virtù evidentemente del basso costo della manodopera, e aumentare però il tasso occupazionale del paese, il che ha avuto un ottimo risultato se pensiamo che società, grossi gruppi come la Mercedes, Toyota, Fiat, Brembo, addirittura la LG, hanno i loro stabilimenti, parti evidentemente i loro stabilimenti produttivi in Polonia, quindi zone economiche speciali. Mentre un altro elemento determinante è quello dei fondi europei, che sono tendenzialmente però destinati all'innovazione tecnologica. Quindi se hai intenzione di far partire una startup ad alto contenuto di innovazione tecnologica, la Polonia potrebbe premiarti. Anche qui facciamo attenzione perché, come dire, molto spesso la facinoneria di alcuni consulenti porta a dire sì, vieni qui, non ti preoccupare, ci sono i fondi, l'Unione Europea ce li regala, noi te li diamo. Non è così, non è assolutamente così. Anche la Polonia chiaramente ha i suoi requisiti e soprattutto deve essere un progetto concreto con una compartecipazione da parte dell'imprenditore. In sostanza non ti regalano soldi a fondo perduto per fare quello che ti pare. Questo lo dico onde evitare, insomma, commenti, richieste che poi non sarei in grado di rispondere. Altro elemento da prendere in considerazione, l'abbiamo detto, il basso costo della manodopera. Ancora un ulteriore elemento da prendere in considerazione è che la Polonia è un habitat, un ambiente crypto friendly. Oggi non esiste una regolamentazione delle criptovalute in Polonia, ma nonostante questo alcune banche fisiche non online permettono in realtà sia alle società che alle persone fisiche di tradare o di effettuare alcuni determinati investimenti in criptovalute. Punto ultimo della nostra classifica, è possibile fare tutto da remoto, l'incorporazione della società, addirittura l'apertura del conto corrente con procura, è possibile farlo rimanendo comodamente seduti sul divano di casa. E qui mi sembra tanto di essere Giorgio Mastrota quando vende i materassi, con tutto il rispetto per Giorgio Mastrota evidentemente. Io sono Luca Tagliaratela, se ti è piaciuto il contenuto di questo video clicca immediatamente like al contenuto, non ti sto obbligando ma se lo fai non mi dispiace. Attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato con noi e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Noi ci rivediamo nel prossimo video.